Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Origins. Nello scorso episodio abbiamo distrutto l'ultimo nemico di Chandralar, quindi ci resta di Origins l'ultima campagna con questa carissimissima elfa Nissa Revan. Magari è una un pochettino più sveglia, intelligente. I mazzi verdi mi piacciono. Quindi dopo tre giri non particolarmente appassionanti, torno a qualcosa che mi interessa. Poi bisognerà vedere anche da che tipo di carte ci sono, ecco. Detto questo, spero che abbiate passato un buon Natale. Oggi dovrebbe essere lunedì, nonostante io stia registrando questo video parecchio prima. E niente, lanciamoci direttamente sull'avventura di Nissa Revan. Revane. Insomma, lei. Sei Nissa Revan, una guerriera della tribù di Elfi Yoraga su Zendikar. Per sopravvivere su un piano tanto selvaggio sono necessarie tenacia e praticità. Tuttavia, tu sei misteriosamente in sintonia con la natura. Le forze elementali rispondono ai tuoi comandi. Un dono che alcuni membri della tua tribù temono. Wow, bella quella transizione. Wow. Non c'era per gli altri. Guarda che carino, che piccolino. Speriamo che non ci deluda. Hai visioni ricorrenti che ti lasciano con la netta sensazione che un'entità oscura ti stia dando la caccia. Nel tentativo di proteggere la tua tribù da qualsiasi cosa ti stia inseguendo, lasci il territorio di Yoraga. Non lontano dalla sicurezza della foresta avverti l'inconfondibile odore di vampiro. Oddio, quindi suppongo qualche... Questo è... Boh, non spoileriamoci quello che verrà. Quindi avremo qualche brutto tizio, qualche brutto incontro. Una lama celata dentro il bastone, spettacolo. Non lo so come mai, ma mi piacciono questa idea ottocentesca del bastone con dentro la lama nascosta, tipo anche un po' alla Sherlock Holmes, robe così. Non lo so, ma vampiri inseguitori. Oh santi, non mi avranno un mazzo nero, probabilmente. Nero verde, forse. Tu giochi per primo, ottimo. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo. Abbiamo delle foreste molto carine, molto coccolose. Un prescelto di Nissa, che è un guerriero elfo. Se sentite l'aspirapolvere, mia madre, che naturalmente deve sempre passare l'aspirapolvere mentre sto registrando. Se sta per morire, mettilo invece in fondo al grimorio del suo proprietario. Non so cosa mi cambi, perché tanto rimane comunque là. Vabbè. Raggiungere questa creatura può bloccare le creature con volare. È molto sul difensivo. Un rinoceronte alla carica, questo mi piace. Non può essere bloccato da più di una creatura e mi piace tantissimo. Istinti selvaggi, una creatura bersaglio che controlli prende +2/+2 fino alla fine del turno. Lotta con una creatura bersaglio controllata da un avversario. Ottimo. Mantieni la mano, mi ispira. Allora, buttiamo una foresta, mi consigliava l'altra, ma va bene, uguale. E aspettiamo, perché non abbiamo un Kaiser ancora da giocare. Però non mi dispiace per ora questo mazzo e questa campagna. Forse è effettivamente quella che mi ispirava di più. Vampira di Guldraz. Ma questi sono dei vampiri carini, non come quelli del... quelli soliti cupi, orridi, eccetera, eccetera. Fintanto che un avversario ha 10 o meno punti vita, la vampira di Gul prende +2/+1 e intimidire. Non può essere bloccata tranne che da creature artefatto e o creature che condividono con essa un colore. Ok. No, aspetta, cos'è che dice? Quindi non posso bloccarla alla fin fine. Perché non ho carte. Non volevo cliccare. Ma, vai? Cosa sta succedendo? Ah, mi ha preso il volante. Scusate. Ok, adesso... Oh, ok, è tornato tutto a posto. Ma perché mi riconosce il volante, naturalmente, come un controller, e quindi... Mi si impallava tutto. Mi dimentico sempre di toglierlo. Non posso bloccarla, quella non mi piace per nulla.
Quindi dovrò cercare di ucciderlo prima di 20 turni. Ma mi auguro di non stare per 20 turni qua. Oh, sta figlia della notte. Con il lifelink. Legame vitale. Non mi piace proprio come è tradotto in italiano. Legame vitale, boh. A voi piace? Cosa ne pensate voi? Pensate qualcosa voi? Questo può essere molto utile per fermare lei. Mi dice di attaccare con questo per il fatto che sì, effettivamente è molto potente e mi piace. Aveva delle caratteristiche particolari. Ah sì, sta per morire, vabbè. Non so quanto mi cambi perché alla fin fine spero di non dover pescare tutto il mazzo, ecco. Tutto il grimorio. Adesso attaccherà con quello, ma non con quello, probabilmente. Ah no, non attacca proprio. Ok. E gioca un'altra figlia della notte. Porca di una miseria. Sei un figlio della notte. Figlia della notte. Sì, che effettivamente figlia della notte potrebbe avere anche un doppio senso. Cioè, nel senso, un significato un po' equivoco. Ogni qualvolta il cacciatore di batti ti attacca, ogni avversario perde un punto vita. Farabutto vampiro. Chi è che ha tradotto questa roba così? Farabutto vampiro, cioè mi fa ridere proprio un po' assurdo. Istinti selvaggi, ci sono altri istinti selvaggi che possono essere molto utili effettivamente per seccare qualcheduno che non mi piace. Tipo, potrei uccidere quella che non può essere bloccata, ma mi darebbero più fastidio altre cose. Perché sennò posso giocare un'evocatrice di cuore selvaggio. No, che mi piace di più. Al costo di 8, una creatura bersaglio prende più 5 a travolgere fino alla fine del turno. Oh, santi numi! Questo sì che mi piace un sacco. Ho bisogno di mana. Dammi mana. Per sempre. Perché, scusa, al costo di 8, una creatura prende più 5 a travolgere. Cioè, è una cosa senza fine proprio. Cioè, che. Non ha un senso. Cioè, più 5 più 5. È un po' santi numi. E a travolgere. Sapete se metto un più 5 sul rinoceronte che può essere bloccato solo da uno? Cioè, diventa una macchina. Devo avere prima 8 di mana, effettivamente. Che non è mica. Mica da poco. Basta con queste figlie della notte, porca di una miseria. Avessi una scintilla di Chandra qua, farei un bordello proprio. Lama crudele sanguinaria. Sono tutte che si buffano quando io ho poca vita. Ma lui ha un fracco di creature da nulla. Allora, continuo a non pescare mana, naturalmente, un altro prescelto di Nissa. Ok, andiamo col prescelto di Nissa. Con cosa mi dice di attaccare? Mi dirà di attaccare con questo e quello, probabilmente. No, non mi dice di attaccare. Ah sì, con questo e quello. Ma questo se me lo bloccano con più di uno, non so quanto mi convenga, eh. Quante avrebbe bisogno? Due. Cioè, se mi attaccasse con due mi muore. Gliene uccido due, però. Mi conviene. Sì, ascoltiamola io sto giro. Perché, ok, potrei perdere effettivamente la possibilità di quell'otto. Però, sapete, fino ad avere altre otto di. Me lo uccide, infatti. Fino ad avere altro otto di mana. Mi spiace perché era molto bella, però sono troppo in inferiorità numerica e quindi non è che posso. Oh santi numi! Quello non mi piace. Quasi quasi dopo utilizzo un istinti selvaggi e me lo tolgo dai piedi. Oh, del mana. Non so però se giocare il rinoceronte alla carica, sapete? Però non so se con istinti selvaggi lo tappi. Forse sì. Però no, io ci provo. Vado con questo e gli faccio attaccare l'altro. Ma
Ah no, ok, mi sembrava che mi avesse scartato una creatura, non lo so. Ora mi dice attacca con tutti e due. Sì, ottimo. Non me l'ha tappato. E mi dice lasciane uno in difesa. Va bene, sì, ci sta, dai. Ah, me lo secca sto giro. Però gliene secco due. Con uno che aveva uno di... Ottimo, no, non mi dispiace. Non mi dispiace. Alla fin fine l'ho sacrificato per uccidergli tre creature, quindi... Ci sta, ci sta. Ok, lui continua a buffarsi di vita, perché c'aveva tutti quei lifelink, però... Vediamo un attimo. Tra un po' dovremmo essere a posto. Cioè, tipo, adesso che ho rinunciato tutta la carica, sarà un'ottima cosa. È un peccato perché non abbiamo più l'evocatore di cuore selvaggio, però ci sta. Qua forse no, non sacrifica niente. Comunque mi sta piacendo abbastanza sto mazzo. Come al solito i mazzi verdi mi piacciono. Mi piacciono perché hanno delle creature che possono snowballare e diventare una roba senza fine. Un altro prescelto di Nissa, ok, buon GG. Io vorrei avere un po' più di mana, magari. Istinti selvaggi mi dice di giocare. Per tirare giù una di quelle là. No, non lo uso adesso. Potrebbe avere qualcosa di più pericoloso. Sotto fase di attacco, mi dice attacca con tutto. E io ci sto. Questo tra l'altro me lo può... Ah, me lo blocca con quella. Bien, così lui recupera due di vita, ma io gli uccido una figlia della notte. E non mi dispiace per il fatto che almeno così ha molte meno creature. Cioè prima aveva un numero infinito di creature, adesso ha un sacco di mana. Però non ha più quella che gli dava il superpower. No, non voglio giocarlo adesso istinti. Ah, però se... Giocassi istinti selvaggi potrei chiuderla qua, effettivamente. Credo di sì, credo che potrei chiuderla qua, nel senso che attacco con quello e ora attacco con tutto, 448, sì. Attacca con tutto e dovremmo riuscire a chiuderla in questo turno qua. Sì, anche perché non ha carte in mano, quindi sono andati completamente, a meno 2. Ottimo! I vampiri insanguinati sono i primi a cadere sotto i nostri colpi. E devo dire che ne sono davvero contento e sto mazzo mi sta piacendo. Speriamo che sta campagna risollevi un po' quella di Chandra che non mi è piaciuta proprio per niente. Allora, qui stiamo proseguendo nell'achievement lancia 15 magie verdi o bianche. E cos'è che? Vinci due partite in cui lanci una magia verde o bianca. Ah, ok. È tagliato. Ah, i tuoi poteri elementali, ma ora li lasci. Cioè, cosa? Quando? Boh, i tuoi poteri elementali, ma ora li lasci fluire liberamente. I vampiri che ti inseguono non ti importuneranno più. Man mano che il tuo legame con la terra si fa più profondo, comprendi che l'oscurità non ti sta dando la caccia, ti sta chiamando. Nelle viscere del continente di Akum si nasconde una forza maligna. È lì che devi andare. Quindi andiamo a picchiare la forza maligna. Qua. Però questo sarà poi nel prossimo episodio, perché credo che il tempo trascorso sia già discreto e non vorrei sforare poi di troppo e annoiarvi in questo modo. Quindi io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Vi auguro ancora di nuovo buone feste, nonostante il Natale dovrebbe essere già passato. Ci vediamo nel prossimo episodio. Buona giornata a tutti. Ciao!